Per esprimere il favore rispetto a questo provvedimento e per ricordare che quando abbiamo discusso in aula la legge sulla musica avevamo sollevato alcuni spunti, alcuni suggerimenti a cui teniamo ancora, anzi di più se possibile. Uno fu quello, se ricordate, sulla musicoterapia. Chiedevamo appunto che la Regione, che la Giunta potesse prendere, diciamo, fare i dovuti studi, i dovuti approfondimenti ed eventualmente campagne informative per poter far rientrare la musicoterapia tra quei mezzi che vengono messi a disposizione dei cittadini emiliano-romagnoli. Il secondo era la possibilità di fare campagna informativa e mettere a disposizione servizi e insegnamento, metodologie musicali per l'insegnamento anche agli adulti, perché ricordavamo che importantissima la campagna, importantissima la consapevolezza da diffondere perché la musica diventi un momento importante di insegnamento, di approccio per l'infanzia e per l'adolescenza, ma da non dimenticare che studi recentissimi e sempre più frequenti nella letteratura scientifica vedono la musica assieme ad altre attività come molto importante nel mantenimento delle capacità cognitive e anche nell'innalzamento di capacità cognitive per tutte le età. Quindi il nostro suggerimento resta quello di allora: aiutare i cittadini come istituzione regione e in particolare come assessorati alla cultura, aiutare i cittadini a vedere il momento dell'approccio alla musica giocato in prima persona, non soltanto come uditori, non soltanto come ascoltatori, come fruitori del momento musicale, ma anche come esecutori, diciamo, come conoscitori della musica, come due facce della stessa medaglia che in più hanno l'importante valore aggiunto di migliorare, mantenere la salute e mantenere anche alte le nostre capacità cognitive. E il terzo punto, che anticipo sarà l'oggetto di una mia interpellanza all'assessore Bianchi, riguarda l'importanza che la Regione deve, secondo me, sottolineare, che deve metterci nel portare avanti metodologie per l'insegnamento della musica d'insieme, in particolare a persone con disabilità. Io so che la sensibilità c'è e sono convinta che ci sia su questo l'intenzione sia di parlarne, sia di approfondire, sia di portarle avanti fattivamente. Quindi anticipo adesso che diventerà questo l'oggetto di una interpellanza che protocollerò nei prossimi giorni, perché ci tengo e chiederò appunto la risposta o dell'assessore Mezzetti o dell'assessore Bianchi, perché anche le persone con disabilità, in particolare nel campo della musica d'insieme, possano essere avvicinate con le giuste metodologie e con i giusti approfondimenti e con l'aiuto della Regione. Grazie.